Amici telespettatori di Antenna Sud, ma io direi del gruppo Canale 85 Antenna Sud, un cordiale saluto da Antonio Celeste e da Francesco Guadalupi, il nostro telecronista ufficiale. Stiamo per raccontarvi in diretta dal Palasport Elio Pentassuglia di Brindisi il match che conclude il programma della manifestazione dedicata al grande Elio Pentassuglia, la settima edizione del Memorial, con la partecipazione ovviamente dei padroni di casa della New Basket Brindisi, della Sirigas Scandone Avellino, della Viola Reggio Calabria e della Menzana Siena. In finale sono arrivate proprio le due formazioni appena citate, la Menzana Siena che ha battuto a sorpresa, sì, ma considerate tutte le attenuanti dal punto di vista della composizione dell'organico, la Sirigas Avellino, mentre Brindisi con qualche fatica ha eliminato la formazione regina della Viola guidata da Marco Calvani. Abbiamo alle nostre spalle la diffusione degli annunci del Palasport e ci auguriamo che non inquinino da un punto di vista sonoro il nostro commento, almeno in fase di presentazione. È tutto pronto, quasi 7 minuti all'inizio del match ed è il momento della presentazione delle squadre. Naturalmente prima gli ospiti, ossia la formazione senese guidata da coach Giulio Griccioli, e adesso tocca alla New Basket. Allora ci concediamo qualche secondo di pausa per seguire proprio la presentazione della squadra. Dirigono questa sera i signori Mottola di Taranto, Morelli di Brindisi e Sabetta di Termoli. Prima della partita stagione tutti insieme, l'inno d'Italia. E dopo la presentazione delle squadre, puntualissimo anche l'inno nazionale, e ci fermiamo ancora per seguire questo momento così importante per tutti quanti. Applauso del pubblico del palazzetto dello sport Elio Pentassuglia di Brindisi, dedicato proprio al compianto allenatore. Elio perse la vita il 31 ottobre del 1988 e l'anno prossimo saranno ben 30 anni. Francesco, tu eri un fanciullo quando purtroppo questa disgrazia si è verificata, ma tu, come tutti gli amici del basket, conosci la figura, la storia di questo straordinario personaggio. Beh, ha trasmesso intanto l'amore per il basket a tanti ragazzi, a distanza di anni c'è gente che comunque continua a livello professionale proprio questa attività, l'amore per questo sport, per questa città. Noi parliamo sempre di Elio Pentassuglia, poi ci vengono in mente tanti nomi, Calderari, Cordella, Checco Vischetto, tanti adesso uomini che comunque nel basket brindisini hanno messo la loro firma. Intanto diciamo che nella finale di consolazione, terzo e quarto posto,
lo Scandone Avellino si è un po' risvegliato, ma mancano pedine fondamentali. Figlioi che è in nazionale, Kirilo Fesenko ha battuto la Viola Reggio Calabria 73-65, le frazioni 27-22, 16-8, 12-20. La terza dunque vinta dalla squadra di coach Marco Galvani, 18-15, l'ultima frazione. È ancora lontano l'inizio del campionato, 1° ottobre, ma queste sono verifiche che hanno un'importanza notevole per tutti gli allenatori, per lo staff tecnico di qualunque società. Ma intanto bisogna capire gli schemi, se la squadra entra nel meccanismo giusto di gioco, e poi le gambe. Naturalmente da qui alla prima di regular season passa ancora un po' di tempo, quindi si può lavorare, ma quello che conta è che prima di tutto i giocatori non subiscano infortuni e poi capire qual è la condizione, in particolar modo di chi ha qualche chilo in più, si è presentato alla preparazione così. 2 minuti e mezzo all'inizio del match che conclude, ricordavo, il programma di questo 7° Memorial dedicato ad Elio Pentassuglia, che è tornato, io direi anche per lo spettacolo, per il coinvolgimento delle squadre, per l'interesse del pubblico alla formula del quadrangolare. Tanti appuntamenti di verifica per l'Enel già la prossima sabato e domenica a Caserta, e poi il grande appuntamento del 1° ottobre, quando qui sarà di scena la Fiat Torino di coach Luca Banchi, uno degli allenatori di maggior prestigio del panorama nazionale, fermo un po' negli ultimi tempi, ma ha trovato una squadra ambiziosa come la Fiat Torino. Ma come il patron Forni, che ha allestito un buon roster, è normale l'obiettivo della società piemontese di tornare quanto prima al vertice. Al vertice intendo comandare, come fa Milano, come fa la stessa Bologna, che ormai col patron Zanetti ha allestito un buon roster, quindi rivedere quelle società che negli anni 80-90 hanno scritto la storia del basket in Italia. Salutiamo gli amici che ci stanno seguendo su Antenna Sud, canale 13 del digitale terrestre, ma anche coloro che hanno la possibilità di seguire la nostra telecronaca in streaming con www.antennasud.com, e salutiamo anche i tifosi senesi che, avvisati di questo appuntamento in diretta da Brindisi, avranno la possibilità di seguire la propria formazione. Una squadra interessante, quella di Giulio Griccioli, un allenatore di grande esperienza, il presidente, lo abbiamo detto già ieri, è il collega giornalista Guido Bagatta. Insomma, Siena vuole fare le cose per bene, per tornare su. Una figura importante, una presenza, quella di Guido Bagatta, ma dietro ci sono tanti soci, tanti sponsor, e la dirigenza ha allestito un buon roster. Sicuramente anche Siena vuole tornare quanto prima in quelle zone che comunque compete nel massimo campionato. Le immagini sono affidate al nostro Sebastiano Bufalo, col quale possiamo andare a questo punto, Sebastiano, sulla panchina bianco-azzurra, lì dove coach Sandro Dell'Agnello sta dando le ultime indicazioni, le ultime disposizioni ai propri giocatori, e dall'altra parte altrettanto sta facendo Giulio Griccioli. 20 secondi all'inizio del match, e allora do subito il microfono al nostro Francesco Guadalupi per entrare nel vivo della telecronaca per raccontarvi questo match tra Brindisi e Siena, finale della 7ª edizione del Memorial Elio Pentassuglia. A te, Francesco. Per Brindisi con numero 1 Mesicek, 2 Malaventura, 3 Vangelov, 4 Tepic, 5 Oleka, 8 Canavesi, 9 Cardillo il capitano, 11 Sirakov, 21 Giuri, 25 Lalan, 32 Barber, 33 Rendo, l'allenatore Sandro Dell'Agnello. Per la Menzana Siena 1871, 0 Masciarelli, 2 Ebanks, 3 Casella, 6 Cepic, 7 Ceccarelli, 8 Vildera, 10 Cappelletti, 11 Simonovic, 12 Sandri, 15 Saccaggi, 19 Lestini, 31 Turner, allenatore Giulio Griccioli. Coach Dell'Agnello manda in campo col numero 1 Mesicek, col numero 4 Tepic, col numero 32 Barber, con il numero 25 Lelan, con il numero 5 Obi Oleka. Per la sponda senese, con il numero 19 Lestini, con il numero 2 Davis e Banks, con il numero 12 Sandri, con il numero 15 Saccaggi, e infine a chiudere il quintetto il numero 3 Andrea Casella. Si comincia con la palla 2 da una parte. Da una parte Lalan, dall'altra il numero 2 Ebanks, a sollevare il pallone il signor Mottola,
il salto irregolare da parte di un giocatore biancazzurro, quindi di Lelain, e Siena che può così procedere con la prima azione offensiva. Ma prima c'è il signor Morelli, arbitro di Brindisi, che ha qualcosa da controllare per il cronometro al tavolo degli ufficiali di campo. Novità oggi in quintetto per dell'Agnello, Blaž Mesiček, uno dei volti conosciuti al pubblico biancazzurro perché è riconfermato dalla passata stagione. Finalmente si può iniziare. Federico Lestini per la rimessa da la metà campo. Saccaggi, difesa uomo per Sandro dell'Agnello. Parte così la finale del settimo Memorial Pentassuglia tra Brindisi e Siena. Sandri, l'uscita di Saccaggi. Lestini vorrebbe fare un blocco al compagno, sale Banks, un pick and roll col taglio del numero 2, Sandri con 8 secondi per gestire questo pallone, Banks contro la line, minaccia, prova usando il piede piano, errore, salta tantissimo Lega, consegna a Barber, così Brindisi che può impostare la prima azione d'attacco. Tepic in anticipo, e Banks sulla line, il blocco cieco di la line col taglio di Tepic, ancora sul lato sinistro Mesiček, ci sono 11 secondi per trovare il canestro, la palla arriva per la line che carica dai 6-75, corto il pallone, lo stesso numero 25 prova a seguire, nulla di fatto per l'azione offensiva di Brindisi. Sandri per Saccaggi, Siena che gioca una buona pallacanestro fatta di gioco veloce e penetrazioni, l'errore al tiro di Lestini che ha calpestato la linea laterale. Gli applausi comunque di Coccio Griccioli da una parte, dall'altra Sandro dell'Agnello che sgrida i suoi. 0-0 ancora dopo quasi il primo minuto di gioco. Sabetta a consegnare il pallone per la rimessa, Brindisi riceve Barber, autore ieri di una buona prova. Supera la metà campo il giocatore statunitense, passa sul blocco di Oleka, quasi Oleka si incrocia con Lelain, Tepic, ancora il pallone per il giocatore serbo sfruttando il blocco, 8 secondi, Tepic voleva un ribaltamento sull'angolo opposto, intercetta Sandri. Il pallone è per Casella che alza il sottomano, trova il fallo e quindi la possibilità di andare in lunetta per due tiri liberi. 8 minuti e 42 secondi da giocare nel primo quarto, 0-0, è il primo fallo per Barber. In lunetta il numero 3 Andrea Casella, giocatore classe 1990, il primo tiro per lui a segno, primo punto per la formazione toscana, seconda possibilità con Lestini e Saccaggi che attendono nel cerchio di centrocampo gli avversari. 2-2, i primi due punti del match messi a segno da Casella. Può attaccare Brindisi, in palleggio Barber pressato da Saccaggi, ancora Barber, trovato Obi Oleka, spalla canestro contro Lestini, usa il piede perno in allontanamento, gran movimento di Obi Oleka che sblocca così lo zero dal tabellone luminoso. Non sta di certo a guardare Siena. Sandri ancora cerca un compagno, lo trova sul lato destro per Lestini. Siena in campo con quattro italiani e l'unico straniero è Banks che prova la partenza, rischiando di passi in partenza, passo in crocio, gran movimento di pallacanestro per Banks che realizza i primi due personali per lo statunitense che va subito in marcatura. Continua Siena la uomo mentre Barber si libera facilmente della marcatura di Lorenzo Saccaggi, botta e risposta, attacca la Menzana con lo schema corna, Barber al limite del fallo, il suo intervento, l'uscita di Sandri. Sandri, giocatore che ha vestito anche la maglia dell'Auxilium Torino, si allontana Casella, Saccaggi contro Barber, ancora 8 secondi per il tiro, il blocco di Ebanks è un pick and pop con il numero 2 che si allarga, prova la conclusione dai 3 punti con l'errore, il pallone che cade nelle mani di Barber, prova a spingere l'americano rischiando di perdere il pallone, recupera lo stesso, schierato ormai la difesa bianco-verde di Siena, 15 secondi per gestire l'attacco, finta di andare su blocco Barber, un penetra e scarica, capisce tutto Sandri, parte in contropiede il numero 12 col pallone per Ebanks che va a realizzare ancora 2 punti, 6 Siena, 4 Brindisi, 7 minuti, 7 secondi da giocare. Barber mette a posto il quintetto per dar vita all'azione d'attacco, l'incrocio tra Lelain e Oleka, il numero 25 vorrebbe il pallone in aria, non viene servito, e di Mesiček la penetrazione con lo scarico, 4 secondi, 3 al suono della sirena, non riesce con l'aiuto del tabellone. Azioni confuse per Brindisi, ne approfitta
la Menzana, Saccaggi sul blocco, questa volta un pick and roll con Ebanks che va dentro, però Saccaggi si allunga di mano sinistra. C'è il primo time out chiamato da Sandro Dell'Agnello quando mancano 6 minuti e 39 secondi alla fine del primo quarto. 8 Menzana Siena, 4 New Basket Brindisi. Brindisi che ricordo ieri ha battuto in semifinale la Viola Reggio Calabria, dall'altra parte Siena che oserei dire non a sorpresa ha battuto invece Avellino. Ricordiamo ancora una volta orfana di coach Pino Sacripanti e il play titolare Ariel Filloi, entrambi impegnati con la nazionale italiana che oggi battendo la Finlandia ha staccato il biglietto per l'accesso ai quarti di finale mercoledì quando incontrerà la vincente tra Serbia e Ungheria. Brindisi ancora in fase di preparazione, la compagine allenata da Sandro Dell'Agnello che sarà impegnata in altri campi, in altri tornei di pre-season prima poi dell'1 ottobre, la prima giornata di campionato quando nel Pala Pentassuglia arriverà la formazione giallo-blu allenata da Luca Banchi, lo scorso anno affidata invece a Frank Vitucci. Si torna in campo in ordine per la New Basket, Lalain, Oleka, Mesicek, Barber e infine a chiudere il quintetto vediamo chi è Tepic, quindi non cambia nulla il tecnico di Brindisi. Dall'altra parte lascia in campo Griccioli i suoi con Saccaggi che pressa Barber sin dalla linea di fondo, rimessa però è effettuata, 6 minuti 36 secondi da giocare, Barber contro Saccaggi, alto la line per il blocco su Barber, è libero Oleka, il gioco viene spostato adesso sul lato sinistro, Oleka finta il tiro, minaccia, poi riesce a servire la line contro Ebanks, spalla a canestro, consegnato per Tepic, ancora 5 secondi, Tepic prende coraggio, trova la penetrazione con l'arcobaleno ma è corto il pallone, Saccaggi pronto sempre per l'apertura, Saccaggi in contropiede, lo scarico per Ebanks, ancora Saccaggi a recuperare la posizione centrale, questa volta è lo schema pollice per la formazione senese, il solito lavoro con pick and pop di Ebanks, lo ribaltamento per il tiro di Federico Lestini, non va, Tepic si incarica di superare la metà campo, sempre 4-8 più 4 per la formazione toscana e il pugno alzato di il signor Mottola ferma il gioco, c'è il fallo di Federico Lestini per Lestini, è il primo fallo, un fallo di squadra Brindisi, un fallo di squadra anche per la Menzana. Conta l'arbitro, Barber riesce a trovare Mesicek che prova dalla linea di fondo, batte sul tempo col primo passo Casella, ancora un fallo, commettono il numero 3 della formazione biancoverde, secondo fallo di squadra per la Menzana. Griccioli, coach Griccioli prova a richiamare l'attenzione di Casella per dare alcuni accorgimenti tattici per la difesa, rimessa effettuata, Tepic deve uscire dalla cosiddetta gabbia, la partenza e ancora un fallo, coach Dell'Agnello si lamenta con gli arbitri per il modo di difendere della formazione senese, è il terzo fallo di squadra per gli ospiti, ancora Griccioli a chiedere ai suoi di stare giù sulle gambe sulla partenza a canestro e soprattutto dare qualche centimetro di spazio, rimessa laterale davanti la panchina biancazzurra, l'uscita di Mesicek, lavora senza palla Barber inseguito da Saccaggi, quindi Mesicek si affida a Lalain e ancora una volta punita la difesa biancoverde al limite del fallo in un primo momento, l'intervento di Casella poi punito e Brindisi ancora con un fallo, 4 addirittura 3 fatti nell'ultimo, gli ultimi 30 secondi per la Menzana, Mesicek riceve 13 secondi per attaccare i biancoverdi, Mesicek sul blocco di Oleka, un pick and pop col numero 5 che si allarga, ribaltamento per Barber, 5 secondi, bisogna concludere, Barber vede Mesicek, fa saltare l'avversario, prova dai 3 punti, l'errore al tiro, il rimbalzo è di Lalain e ancora una volta il fallo di Casella ed è il quinto di squadra, si può andare in lunetta, in neanche un minuto ha commesso 4 falli la squadra di coach Griccioli che permette a Brindisi adesso di andare in lunetta quando mancano ancora 5 minuti e 23 secondi al suono della prima sirena, coach Giulio Griccioli si vede costretto a richiamare in panca Casella perché gravato di 3 falli
Ilunetta per Brindisi. Si va il Lalan. Sempre 4 punti da recuperare. Pallone consegnato nelle mani del giocatore haitiano. Sbaglia il primo, gli applausi del pubblico di casa. Seconda possibilità per lui. Il solo Oleka sulle tacche della Lunetta, l'uno su due, e scrive il quinto punto per Brindisi, il primo personale per la Lion. Attacca Siena col cambio, pronto per Brindisi, sul cubo c'è Marco Giuri. Il blocco di Banks, poi il pallone per Saccaggi che fa saltare l'avversario, la penetrazione e il sottomano che va a buon fine per Cappelletti, sempre più 5 di vantaggio. Siena è la stessa vista ieri sera, tanta difesa, morde l'avversario, è pronta a partire in contropiede. Bella personalità questa squadra, trasmessa dal suo head coach Giulio Griccioli, mentre seguiamo questa azione d'attacco di Brindisi che con Lalan non riesce a convertire in punti, perdendo il possesso del pallone, quindi non cambia la situazione di punteggio e non cambia neanche il cliché, perché anche ieri con Reggio Calabria Brindisi è stata costretta ad inseguire per gran parte del match, poi l'ha svoltata come si dice nel finale grazie alle bombe di Sachs, di Barber e ai buoni canestri sotto misura dello stesso Lalana. Però una squadra molto interessante, quella senese, e Brindisi deve trovare la propria identità a questo punto, Francesco. Sandri, il cambio dentro Randall per Brindisi, e lo stesso Randall a recuperare il primo pallone. Randall contro Lestini, prende il tempo all'avversario, poggia di mano sinistra e poi corregge in tap-in Obi Oleka. 7 Brindisi, 10 Siena. Aveva provato il contropiede Randall. Saccaggi sull'uno contro uno, la finta di passaggio, poi mette una mano Giuri in modo falloso, però l'intervento del brindisino si riprende con i due liberi. Secondo fallo di squadra per la New Basket, 5 quelli della Menzana, 7-10, 3 di vantaggio per gli ospiti con 4 minuti e 5 secondi da giocare. Ancora nel primo quarto Saccaggi per i due liberi, sbaglia il primo, questo giocatore Saccaggi visto anche con la maglia di Pistoia, poi l'esperienza con la Fulgor Forlì, Casal Pusterlengo, ancora Verona e poi ha campionato in corso lo scorso anno, la firma col club senese, l'esordio proprio con la formazione toscana, con la massima fiducia dell'allora coach Paolo Moretti. Mesicek per Randall, Randall contro Sandri, i passi in partenza, alza il piede prima di partire in palleggio, giustissima l'infrazione chiamata da Dario Morelli, non cambia il punteggio, 11 Menzana, 7 New Basket, 3 minuti 45 secondi, cambio per Siena, fuori Banks, dentro col numero 8 Giovanni Vildera, e Brindisi che prova a pressare a tutto campo, facile la ricezione di Cappelletti contro Barber, con Brindisi che continua a difendere a uomo il palleggio del numero 10, gioca la carta del doppio play, coach Griccioli, Saccaggi in penetrazione, alza la parabola, errore, tocca Randall per la partenza di Barber, e situazione 3 contro 3, Barber pallone dietro la schiena, ferma il palleggio, fuori per Randall, è libero, non tira, fronte a canestro, preferisce servire nuovamente Barber, e qui l'esperienza del giocatore 32enne proveniente dal campionato israeliano. 8 secondi ancora, Barber per Oleka, il pallone per Randall è un penetra e scarica con i due punti, i primi due per Randall, Brian Randall, meno 2, time out. Un recupero significativo frutto anche di buone iniziative, velocità, contropiede e il pivot che puntualmente si fa trovare sotto per la trasformazione. Mi pare che stia migliorando la New Basket di coach Sandro Dell'Agnello. Qui non ci aspettiamo naturalmente prestazioni straordinarie, ma dobbiamo attendere che i singoli, il gruppo riescano a concretizzare la migliore condizione possibile, con qualche difficoltà come sappiamo dal punto di vista fisico per alcuni elementi. Scott Sachs è rimasto fuori, credo per ragioni precauzionali, per evitare affaticamenti come abbiamo visto ieri sera. Il povero sfortunatissimo Daniel Donzelli
continua a fare i conti con acciacchi di varia natura e gli facciamo un in bocca al lupo affettuosissimo perché possa rientrare a pieno titolo nei ranghi ed essere a disposizione del suo allenatore. Per il resto dobbiamo scoprirli questi giocatori, Francesco. Alcuni arrivano con un curriculum assolutamente confortante, ma con una condizione non al top. Altri rappresentano, come spesso è accaduto in questi ultimi anni, scommesse autentiche, frutto della esplorazione planetaria del nostro general manager Alessandro Giuliani, che va a scovare quelli che possono veramente diventare dei talenti e servire alla causa biancoazzurra. Si riprende a giocare. Saccaggi aveva iniziato l'azione d'attacco con Sandri, poi Cappelletti, Destini, ribaltamento sul lato destro, Sandri prova l'uno contro uno, il raddoppio sulla linea di fondo e Di Giuri, poi la stoppata di Mesicek, recupera Barber, pallone dietro la schiena per far partire il contropiede, c'è Giuri sulla linea dei 6,75, prova Giuri, carica il pallone alla parabola giusta, la tripla di Marco Giuri ed è il vantaggio Brindisi, 12-11, micidiale la New Basket quando parte in contropiede, i primi tre punti del Brindisino Doc, ancora Barber, arpiola il pallone, Barber li fa largo Randall, in sottomano deposita e ancora un contropiede firmato Anthony Cat the Barber che va a realizzare il 14-11, 2 minuti e 18 secondi alla fine del primo quarto, doppio cambio chiesto da coach Giulio Griccioli, dentro Lestini e dicevamo fuori Lestini e Sandi, dentro i Banks e Masciarelli. Brindisi in pochissimo tempo ha ribaltato il meno 2 trovando 3 di vantaggio, quindi erano anche 5 punti di svantaggio per i padroni di casa. 2 minuti e 18, si riprende, rimessa laterale per la Menzana, Saccaggi il blocco col taglio di Vildera, poi la partenza a canestro, Cappelletti non si intende col compagno, non riesce Barber a tenere in vita il pallone, si rimane nella metà campo offensiva con la Menzana Siena 1871, 14-11, 3 di vantaggio per la New Basket che continua a marcare uomo, si prepara lo schema di rimessa, l'uscita di Masciarelli, braccato però da Mesicek, trattenuto quasi in maniera irregolare. 3 falli di squadra per la New Basket, 5 quelli di Siena, ancora la formazione toscana per la rimessa laterale, l'uscita di Saccaggi a seguire Masciarelli e Banks finta il passaggio a sinistra in penetrazione centrale, si apre la difesa consentendo al numero 2 di realizzare il 13° punto per la propria squadra, il 6° personale di Davis e Banks. Prepara ancora un doppio cambio, questa volta coach Dell'Agnello, Capitan Cardillo e Kedi Lalain. Cambio possibile, fuori Oleka e Barber. Il quintetto biancazzurro adesso che vede Giuri, Cardillo, Mesicek, Lalain e Randall. In lunetta Blas, Mesicek per i 2 tiri liberi, ancora 1 minuto e 48 secondi da giocare nel primo quarto, sfortunato lo sloveno, seconda possibilità per questo giocatore del 1997 e sbaglia anche il secondo, rimbalzo facile per Vildera, può attaccare la Menzana, la penetrazione. La difesa brindisina non si fa trovare impreparata, Giuri rischia il doppio palleggio, la mano di Cappelletti, palla oltre la linea laterale, ma ancora Brindisi che può sfruttare il possesso, si gioca con 20 secondi per questo attacco biancoazzurro. Giuri riceve da Morelli, tocca il pallone, uno schema, l'uscita centrale di Mesicek, il taglio di Giuri, si lavora molto senza palla soprattutto con Randall e Lalain. Randall toccata il pallone, la penetrazione, poi Lalain dalla spazzatura trova un pallone importante che gli consente la schiacciata del più 3, 16-13 e il terzo personale, Saccaggi dall'altra parte, il pallone in angolo e Banks prova dalla linea di fondo, si scontra con Vildera, ancora Saccaggi sul pick and pop di Banks, è un regalo per Randall, può partire Brindisi 2 contro 2
diventano 3 con Mesicek che va a depositare. Bravo Giuri in questa circostanza che vede arrivare il compagno a rimorchio sul lato sinistro ed è più 5 Brindisi, 18-13. Prova a rispondere Cappelletti sbagliando ancora. New Basket che può attaccare, Giuri spinge il contropiede, un penetra scarica per Cardillo, servito in angolo, la tripla del capitano. Ancora una volta Brindisi con una marcia in più, 21-13 con 32 secondi da giocare nel primo quarto. Per il capitano sono i primi 3 personali. Giuri detta i ritmi, detta il contropiede e Cardillo mette la firma del più 8, attacca la Menzana, differenza di 10 secondi tra i due cronometri. Cappelletti chiude il palleggio, centrale c'è Saccaggi, 4 secondi per chiudere l'azione, prova il giocatore toscano e trova il canestro dai 3 punti, facendo letteralmente infuriare coach Dell'Agnello. Ancora 6 secondi, 5 secondi, Giuri va a sfondare colpendo Cappelletti, ha trovato la miglior posizione Cappelletti per costringere al fallo il play guardia brindisino. Ancora un cambio chiesto da Dell'Agnello, secondo fallo di Giuri che lascia il campo con 2 falli. Dentro Tepic gli applausi per il giocatore in maglia numero 21, Marco Giuri, giocatore dell'88 che ha dato sicuramente una marcia in più al quintetto bianco-azzurro. Porta la firma di Giuri l'allungo della squadra di coach Dell'Agnello, si riprende naturalmente, ordina la pressione a tutto campo il tecnico della New Basket. Cappelletti prova la penetrazione, passa da 2, un secondo, prova Randall da centrocampo, oh, quasi non va, ci prova il forte giocatore Brian Randall, il boato del Palapentassuglia. 21-16 più 5 alla fine del primo quarto con la formazione di casa che ha già mandato al referto 7 giocatori, sono 4 invece per Siena. Peccato, Randall ci ha provato a centrocampo, il boato del Palapentassuglia. Vabbè, intanto sarebbe stato il canestro del più 8, ma a prescindere dal punteggio che ci interessa relativamente, di certo avrebbe fatto esplodere la gioia degli spettatori presenti questa sera per la 7ª edizione del Memorial Elio Pentassuglia. D'altro canto, nome e cognome, Brian Randall, un grandissimo giocatore, qualità tecniche assolute, e possiamo aspettarci di tutto da un talento del genere. Intanto ci aspettiamo che trovi la migliore condizione fisica possibile, che come valutazione vale anche per altri giocatori, ma c'è tempo per lavorare. Francesco e Dell'Agnello con i 2 assistenti, Maffezzoli e Quarta, ma soprattutto col preparatore atletico Marco Sist, sta lavorando sodo in queste settimane. Abbiamo anche lo scout dei primi 10 minuti per Brindisi, hanno realizzato Mesicek 2 punti, 4 Oleka, 3 Cardillo, 3 Giuri, 3 Lalan, 4 Barber, 2 Randall per la Menzana Siena. Ci sono i 6 punti di Ebanks, i 2 di Cappelletti e i 6 di Saccaggi. New Basket che tira col 78% da 2, il 40% dai 3 punti, per un totale al tiro del 64% con 9 su 14, 1 su 4 i liberi. Per Siena c'è il 56% da 2, 5 su 9, 1 su 3 dai 6 al 75 per un 33%, totale al tiro 6 su 12 per un 50%, più precisa la squadra di Griccioli dalla lunetta con 3 su 4. New Basket che ha 6 palle recuperate e 5 perse, probabilmente queste 6 palle recuperate frutto del lavoro, del buon lavoro degli esterni, in particolar modo dell'accoppiata Giuri e Barber. Già in campo il quintetto senese, coach Griccioli sceglie Sandri, Ebanks, Vildera, Cappelletti e infine con il numero 0 Masciarelli per Brindisi, Tepic, Cardillo, Barber, Randall e Lalain che ascolta gli ultimi consigli di coach Dell'Agnello. Si riparte dal più 5 in questo secondo quarto. Pallone consegnato, Barber in palleggio, difesa a uomo per gli ospiti, Tepic prende posizione, spalla a canestro, Lalano viene
controllato da Wilder e Barber, quindi dietro la linea dei tre punti cerca il gioco a due, la line per il pick and roll va dentro, scala bene Banks, costretto a servire Randall, Cardillo, il pallone è corto che arriva nelle mani ovviamente di Randall, in penetrazione lo scarico per Cardillo, ci sono 11 secondi per questo attacco, potrebbe ribaltare libero Tepic, 7 secondi, 6 al suono dei 24, inventa un canestro KD Leland, anche se era libero Tepic sul lato sinistro, diventano 7 punti di vantaggio per la New Basket, 23-16. Squadre in campo ancora per altri 9 minuti e 10 secondi, questo secondo quarto, il blocco di Ildera, vuole il pick and roll, poi decide di fare l'arresto e tiro Cappelletti, nulla di fatto per l'azione senese, Barber velocissimo come sempre, fa impazzire Sandri, il blocco di Lalan, Cardillo un palleggio, cerca il lob per Lalan, non si intendono i due dell'Agnello. Sgrida il capitano, ci voleva il ribaltamento sul lato destro, mentre Cardillo aveva visto forse il movimento di Lalane che aveva portato lo stesso lungo a liberarsi del difensore. 23-16, 8 minuti, 43 secondi, Ibanks, lo smarcamento di Sandri, Sandri contro Cardillo, il blocco, poi la partenza di Masciarelli di mano sinistra, l'errore, lotta Randall al rimbalzo, alla meglio poi Lalane, Barber potrebbe aprire, lo fa sul lato destro, Tepic, Cardillo posizionato in angolo sul lato sinistro, gran pallone di Tepic, poi Randall, lo scarico per Cardillo, però ci sono gli applausi dello staff tecnico e del Pala Pentassuglia. È una squadra, almeno in questo primo minuto e mezzo, sembra già inizia a cercarsi quasi a memoria, oserei dire. Beh, il gruppo che cresce, ne ho parlato spesso con Sandro Dell'Agnello in queste occasioni di verifica a Molfetta, a Conversano, la sua impressione è che sia un gruppo molto affiatato, il che funziona nello spogliatoio, funziona fuori, ma funziona soprattutto sul campo, è in allenamento, è in partita ed è l'amalgama che ci vuole per arrivare alla migliore condizione possibile, poi i singoli cresceranno, saranno meglio fisicamente e ci auguriamo che sia una squadra competitiva. Cappelletti commette il primo fallo quando sono trascorsi 2 minuti esatti in questo secondo quarto, primo fallo di squadra per la Mensana, 23-16, sempre 7 di vantaggio, Barber cerca un compagno, lo trova in Tepic, costretto ad arrivare nel cerchio di centrocampo, Barber rapidissimo nei tagli cambiando lato, Barber ancora porta a spasso la difesa, prova la sospensione, l'errore e poi c'è la spinta vista dal signor Morelli del numero 10 Cappelletti. Brindisi dunque che rimane ancora in attacco con i due tiri liberi di Barber, 7:51 da giocare, segna il primo libero Barber, quinto punto personale, ancora Anthony Cat Barber per il secondo tiro a segno, 2 su 2, c'è il cambio chiesto da coach Dell'Agnello, fuori Randall, dentro Malaventura, giocatore classe 78 con un curriculum di tutto rispetto, per lui le maglie di Pesaro, Teramo, Biella, Roseto, poi la Fortitudo Bologna, ancora Casale Monferrato, Azzurro Napoli, Ravenna e infine l'Eurobasket Roma. 8 secondi per l'attacco menzanino, non si intende Cappelletti con Lestini, dicevo Malaventura proveniente da Roma, ora ci sono due realtà nella capitale, due squadre, anche lì si lavora per portare quanto prima una squadra nel massimo campionato. A Roma si lavora sì, forse per questo obiettivo, ma dobbiamo purtroppo ricordare che la massima serie, la Virtus Roma, l'ha deliberatamente abbandonata per la decisione del presidente Toti di non affrontare impegni eccessivamente gravosi, con la conseguente mortificazione di tutti gli appassionati di basket. Che Roma non sia nel campionato che conta è una cosa che non piace a nessuno, a noi come appassionati, ma a tanti amici del basket. Barber, il blocco di Leline, Barber per Malaventura, ancora 6 secondi per chiudere l'azione, Tepic guarda il cubo dei 24, il pallone per il numero 25, un palleggio, un solo secondo al suolo dei 24, la fondata di Leline di prepotenza su Marco Simonovic, la forza di questo giocatore, 27-16, Brindisi se ne va quando mancano 7 minuti e 6 secondi
al suono della seconda sirena, sono 11 di vantaggio con i 7 punti di KD Lalain. E poi il giocatore che piace ai tifosi, schiaccia Atletico quando si trova dietro nei 3 punti, tira, ovviamente si speri anche che segni. È un giocatore quasi completo, lo attendiamo in campionato dove sarà tutt'altra storia. Beh, chi si aspettava un pivottone capace di dominare l'area pitturata, e faccio un riferimento a fatti recenti, l'arrivo a Brindisi improduttivo purtroppo dobbiamo dire di Samardo Samuels, certamente sarà rimasto deluso, ma potrà apprezzare l'atletismo di questo giocatore che, unito al buon talento tecnico, può veramente garantire risultati importanti alla squadra di coach Sandro Dell'Agnello. Si tratta sempre di aspettare, perché questi giocatori crescano sul piano individuale e corale, e allora fra qualche settimana potremo finalmente dare un giudizio definitivo sulla forza di questa squadra, ricordando che il 1° ottobre comunque cominceranno le partite che contano, ossia il campionato di Serie A con l'esordio interno con la Fiat Torino. Richiamati in campo i 10 giocatori: Saccaggi, Sandri, Masciarelli, Lestini e Simonovic per la Mensana, Tepic, Barber, Lalain, Cardillo e Malaventura per Brindisi. Masciarelli supera la metà campo in palleggio, poi servito Saccaggi, schema corna con l'incrocio tra Sandri e Lestini, lo stesso Sandri sceglie il lato sinistro, si allontana Saccaggi, Dell'Agnello è un uomo in più per la difesa biancazzurra. Il tiro dai 6,75 di Saccaggi non va, il rimbalzo di Cardillo che toglie il pallone dalla testa dell'avversario, può attaccare Barber, schierata la difesa biancoverde, Lalain contro Lestini, un palleggio in allontanamento, l'errore al tiro, questa volta alla meglio però Siena al rimbalzo con Saccaggi che recupera e fa ripartire i suoi. 6 minuti e 25 secondi alla fine del secondo quarto, Masciarelli vuole il gioco a due con Simonovic, si allarga il numero 11 costretto poi a servire Sandri, l'arresto e tiro e il canestro di Sandri. 27-18, 6 minuti e 7 secondi prima della pausa lunga, 9 di vantaggio Brindisi, questa volta attacco ragionato per i padroni di casa. Barber per Malaventura, il ribaltamento, buona circolazione di palla per Brindisi, Tepic trova spazio dai 6,75, l'errore al rimbalzo, viene trattenuto la line dal numero 11 Simonovic e c'è ancora l'azione offensiva per i biancazzurri. Fuori Barber, dentro Giuri, dall'altra parte fuori Masciarelli, dentro Cappelletti, rimessa a fondo Brindisi, pallone consegnato, tocca a Giuri, l'uscita di Malaventura, il pallone per il numero 2, nuovamente per Giuri, può attaccare la formazione biancazzurra, 8 secondi però per gestire questo pallone, al limite del fallo l'intervento di Saccaggi, la line riceve 2 secondi, 1 secondo l'errore, il tagliafuori di Lestini su Cardillo e Cappelletti a spingere l'attacco biancoverde. Saccaggi, l'arresto e tiro ancora una volta dall'angolo, dal gomito della lunetta, non va, 9 di vantaggio, 27-18, 5 minuti 20 secondi, prepara il cambio Sandro Dell'Agnello mandando sul cubo del cambio Obi Oleka, attacca Brindisi con 13 secondi a disposizione, Cardillo il consegnato per Giuri, conta la panchina per avvisare i secondi rimanenti, poi Malaventura per Tepic, 2 secondi al suono della sirena, gran giocata di Brindisi, pugni al cielo di Sandro Dell'Agnello, tutti toccano il pallone, questo è quello che lo vedere un allenatore, pugni al cielo Dell'Agnello contento, e questa la New Basket che ci piace. Sì, sta crescendo in questa partita, migliora la qualità della circolazione di palla, poi quando il pallone finisce nelle mani di un talento che si chiama Milenko Tepic, il minimo che ci si possa aspettare è un buon tiro ed è puntualmente arrivato. La penetrazione di Cappelletti che osa, va a sfidare la line trovando il fallo dello stesso numero 25, fuori la line per lui, è il primo fallo dentro Obi Oleka. Sandro Dell'Agnello approfitta intanto per spiegare quella che deve essere la posizione offensiva del giocatore durante lo schema. Il signor Sabetta vuole capire quanti giocatori ci fossero in campo
con la line invitato a lasciare il parquet. Va in panchina adesso il numero 25, quintetto brindisino, che vede come esterni Giuri, Malaventura, Cardillo, Tepic spostato da numero 4, infine il 5, il pivot è Obi Oleka, sbaglia il primo libero Alessandro Cappelletti, giocatore di 22 anni, sbaglia anche il secondo. Può attaccare la New Basket con 12 di vantaggio, 30-18, 4 minuti e 29 secondi per la pausa lunga. Tepic attende il taglio di Cardillo, un blocco per l'uscita di Giuri. Giuri la finta di partire in palleggio, ancora si gestisce il pallone dietro la linea di 3 punti. Tepic in penetrazione di forza fisica, e questa è una caratteristica di Milenko Tepic, che si allunga nella penetrazione centrale. Più 14 con 4 minuti e 8 secondi da giocare nel secondo quarto. La pressione di Cardillo su Lestini, stessa cosa fa Giuri, si cambia subito. Giuri a seguire il cambio, il taglio di Sandri, mentre Cardillo su Lestini. 5 secondi per andare al canestro, Lestini con due palleggi si libera della marcatura di Cardillo, l'errore, rimbalzo di Malaventura, sguarda avanti, non c'è nessuno al suo fianco. Giuri, il pallone per il brindisino, poi Tepic, palla battuta per Oleka, avvicinamento Oleka, poi lo step back col pallone che non tocca neanche il ferro. Più 14 sempre, 32-18, velocissimo Cappelletti che va a trovare la manona di Obi Oleka, che francobolle il pallone sul tabellone. Più 14 con 3 minuti e 27 secondi da giocare. E abbiamo visto tante belle azioni questa sera da replay, direi. Sì, non siamo ancora nella condizione tecnica di proporre replay, ricordo che siamo in diretta su Antenna Sud e su www.antennasud.com per regalare a tutti gli appassionati di basket la diretta di questo match tra Brindisi e Siena, atto conclusivo del Memorial Aurelio Pentasuglia, e vorrei sottolineare in tal senso l'impegno dell'editore di Canale 85 Antenna Sud, Mino Distante, attento al calcio, attento al basket, ad altre discipline sportive, attento generalmente sul piano dell'informazione a quello che succede nel territorio. E allora continuiamo, torniamo meglio a seguire il basket che conta, e questa è sicuramente una prima occasione importante. Abbiamo già raccontato in diretta la prima giornata del Memorial, siamo ora alla finale e l'Enel, o meglio la New Basket Brindisi, la sta veramente dominando questa partita. Prima c'è stato un grave errore al tiro di Oleka, ma si è assolutamente riscattato con quell'intervento difensivo che ha bruciato letteralmente lo spunto offensivo dell'avversario diretto. A segno Tepic, sono 7 i punti dell'ex atleta di Capo d'Orlando, 34-18, 16 di vantaggio per Brindisi con 3 minuti e 13 secondi alla fine del secondo tempino. Sandri riesce a prendere il tempo giusto sull'avversario, prova la conclusione nel cuore dell'area, l'errore con rimbalzo di Cardillo, poi Giuri, parte Tepic sul lato destro, arriva Giuri sul lato sinistro, il gioco è ancora nei pressi della panchina. Mesicek, arresto e tiro, si aiuta col gomito durante la fase di palleggio per liberarsi dell'avversario, non guarda Siena che con Casella trova l'uno contro uno su linea di fondo, il fallo, il secondo di squadra per i biancazzurri, 5 quelli della Menzana a commettere il fallo, il numero 9, quindi Cardillo, primo fallo per Cardillo, sono due liberi, due tiri per Casella, il primo a segno questo giocatore Andrea Casella, che ha esperienza soprattutto in serie inferiori, per lui Omegna, pallacanestro Mantovana, poi ancora Veroli, Piacenza, Fortitudo Agrigento, un giocatore che comunque si è fatto le ossa, classe 1990, visto anche nella nazionale sperimentale. Lo scarico di Giuri, Mesicek in penetrazione, perde il pallone, poteva tirare subito lo sloveno, dall'altra parte il contropiede con i Bex, perde il pallone, lo recupera Tepic, c'è Giuri servito sul lato sinistro, Giuri potrebbe tirare, l'arresto di Giuri, poi si affida a Mesicek, centrale Tepic, ancora Tepic sul pick and roll di Obi Oleka, perde il contatto col pallone, Brindisi
che riesce a trovare sempre l'angolo giusto di passaggio tra i piccoli e il lungo. In questo caso Iolega che fa un buon lavoro, squadra quintetto basso per Dell'Agnello, con Oleka che va a giocare da 5. Oleka è di poco, supera i 2 metri con Cardillo e Tepic che si possono alternare nel ruolo di ala forte. 36-20, 16 di vantaggio, 2 minuti 9 secondi alla fine del secondo quarto. Giuri segue Cappelletti mentre Saccaggi viene atteso nell'altra metà campo, sbaglia il passaggio e ne può beneficiare Brindisi che può andare ancora in attacco. Mesicek e Giuri per la rimessa laterale, 2 minuti e 3 secondi, chiama lo schema Giuri, Cardillo e Oleka alti, il passaggio per il capitano, il lob per Tepic che si libera facilmente di Masciarelli, questo giocatore 19enne a subire una botta in volto dall'esperto Tepic che, ricordo, ha invece 30 anni. Casella lasciato libero, dai 3 punti, l'errore, salta tanto Giuri, recupera Oleka nuovamente per le mani di Giuri che può far ripartire l'attacco. 38-20, minuto e 25 secondi. Tepic, la penetrazione, lo scarico per Giuri, Giuri che carica dai 3 punti, il tocco sulle mani del tiratore, non viene fischiato nulla. Saccaggi per il contropiede, Tepic ferma il gioco sul palleggio, non è in bonus la squadra di casa, è il terzo fallo di squadra. 1 minuto e 11 secondi alla fine del secondo quarto, cambio Brindisi, fuori Giuri, dentro Barber. E coach Dell'Agnello dice qualcosa al suo play. Ancora Siena, Saccaggi continua la difesa uomo per i biancazzurri, Caselle ribaltamento, prova e trova la tripla Dario Masciarelli, sul primo passaggio non ci pensa due volte il giovanissimo. 38-23, 15 punti di vantaggio per la New Basket con 1 minuto e 6 secondi ancora da giocare. Dando uno sguardo al roster della Mensana Siena 1871, vediamo un roster giovanissimo con Masciarelli del 98, ancora poi Ceccarelli del 98, Vildera del 95, così come Cappelletti, Simonovic addirittura del 99, giocatore alto 2 metri e 12, poi Sandri del 90, Saccaggi forse tra i più esperti classe 1992. La dirigenza senese ha voluto intanto fare un discorso partendo dai giovani, poi l'obiettivo è quello di tornare quanto prima nel massimo campionato. Il fischio della terna arbitrale richiama in campo i due quintetti, 15 di vantaggio, ancora 1 minuto e 6 secondi da giocare per la Mensana. Masciarelli, Casella, Saccaggi, Hebanks e Cappelletti per Brindisi in ordine, Mesicek, Oleka, Barber, Cardillo e il numero 4 Milenko Tepic. Si torna a giocare con la rimessa dal fondo dopo il canestro realizzato da Masciarelli dalla lunga distanza. Mesicek chiama i compagni perché prestato Barber, arriva in supporto anche Tepic, il tocco di Masciarelli, recupera Mesicek, Barber deve superare la metà campo invitato da Sandro Dell'Agnello, lo fa adesso superando la linea di metà campo con l'aiuto del blocco di Cardillo. Mesicek prova la penetrazione, c'è la chiusura, 8 secondi per trovare il canestro, Barber sul primo passo, grande lavoro di Barber che in controtempo quasi aveva superato l'avversario. Poi c'è l'alley-oop sbagliato da Ebanks, si invita alla calma il quintetto biancazzurro, un po' di confusione in questo momento. Dell'Agnello
in campo per guidare l'azione offensiva. Barber alto nel cerchio di centrocampo, prova la penetrazione, pallone battuto per Olega, ancora per Barber, fuori c'è Mesicek, 3 secondi al suono della sirena dei 24, però non tocca neanche il ferro, lo recupera e Banks che vorrebbe ripartire, poi si affida a Cappelletti, ultimi 9 secondi di questa seconda frazione, il blocco di Emex, un pick and pop con numero 2 che si allarga, il consegnato per Masciarelli, la finta di tiro, poi cerca in avvicinamento il canestro, l'errore, lo stesso numero 0 prende il pallone, poi il tiro di Emex, finisce anche il secondo quarto. New Basket Brindisi 38, Menzana Siena 1871-23, con 15 punti di vantaggio. Le squadre vanno negli spogliatoi, non c'è nessuno in doppia cifra al momento, ma Brindisi che ha mandato sino ad ora 8 uomini a referto, e il migliore Tepic con 9 e subito dopo la line con 7. Dall'altra parte sono i 6 i punti di Saccaggi, come 6 sono i punti di Banks. Antonio Celeste è già in campo per qualche ospite, lui la linea. Intanto sta arrivando lo scout Francesco, così potrai dare fra qualche minuto un'occhiata al ragguaglio statistico, mentre io conquisto una posizione più favorevole rispetto alla nostra telecamera, e ho con me Dario Recchia di pianetabasket.com che sta seguendo questo match come tutti noi con curiosità, con interesse, direi qualche buona indicazione stasera. Sì, la New Basket Brindisi sta provando stasera a verificare gli schemi provati in allenamento in queste settimane. È chiaro che è ancora abbastanza presto per poter dare dei giudizi definitivi, però come è normale che sia, giocare dopo 2 giorni ti porta dietro un po' di esperienza, un po' di stanchezza anche nelle gambe, però fino a questo momento sta dimostrando di gestire la partita con grande tranquillità. Senti Dario, chi ci piace in questa fase? Come, scusami? Chi ci piace in questa fase? Ce lo spieghi? Beh, sicuramente diciamo che c'è un bel ambiente in questo momento, c'è una bella partecipazione di pubblico e c'è la voglia di non far mollare questo progetto di questa squadra di pallacanestro. Per quanto riguarda i giocatori invece ancora, come ha detto coach Dell'Andiero l'altro giorno, un cartello lavoro in corso, quindi aspettiamo le prossime verifiche, le prossime settimane. Grazie a Dario Recchia. Io conquisto una posizione un po' più lontana dalla fonte acustica, perché la voce dominante dello speaker Enrico Carriero, l'avvocato, prego, la voce dominante dello speaker Enrico Carriero talvolta ci mette in difficoltà. Io sono col dottor Giuseppe Tramacera e l'avvocato Lorenzo Durano, la camera è quella, perché sono due componenti di un'associazione importante, Brindisi Vola a Canestro, che dà una bella mano al basket, alla società, al presidente Nando Marino. Ed è un impegno incessante, mi pare di poter dire. Certo. Buonasera a tutti, sì, sicuramente questo è quello che ha detto Antonio. La nostra è un'associazione che è nata 3 anni fa proprio per essere di supporto, di aiuto alla New Basket. Adesso abbiamo voluto allargare, soprattutto avere nuovi soci, perché mai come in questo momento dobbiamo dare questo aiuto alla società, laddove c'è stata una riduzione del 50% del budget nel nostro sponsor principale. Ma soprattutto perché è fondamentale avere la forza di poter dire anche noi la nostra nella società e fare in modo che tutti quanti noi possiamo essere partecipi di questo progetto. So che siete impegnati particolarmente in questo momento, perché arriva il rinnovo delle cariche dell'associazione, scopriremo le novità dal punto di vista dirigenziale. Però l'obiettivo è quello di far avvicinare quanta più gente possibile al vostro gruppo. Certamente sì, venerdì noi ci riuniamo, faremo il nuovo consiglio direttivo, ma il nostro scopo fondamentale è quello che attraverso questa associazione di dare proprio un volano per quella che può essere un domani un azionariato popolare, che credo che sia il futuro dello sport e per il mantenimento di questa pallacanestro a Brindisi. Avvocato Durano, un'associazione che comprende tanti professionisti, ma anche gente qualunque vicina al basket, perché l'obiettivo è questo, allargare la cerchia degli amici della pallacanestro. E noi siamo la testimonianza della passione per il basket di questa città, che non riguarda soltanto le curve ma anche appunto la società civile. Cerchiamo di testimoniare questo e di cercare di allargare il supporto.
che non è da un punto di vista economico eccessivo, però è una testimonianza e vuole essere un aiuto a chi si fa carico di portare avanti questo progetto. Grazie a tutti e due, buon lavoro e in bocca al lupo per l'associazione. Con la collaborazione di Carlo Amatori io vado a intercettare, se possibile, Sebastiano, puoi seguirmi al centro del parquet, il collega Guido Bagatta, che è il presidente della Menzana Siena, adesso impegnato credo con il suo staff tecnico, ed è una novità importante perché arriva dal mondo dell'informazione un volto noto, un nome assolutamente noto nel panorama cestistico e sportivo in generale, e così gli è stato chiesto di prestare il suo volto, la sua immagine alla società senese che vuole rilanciarsi, che vuole trovare collocazione se possibile nuovamente nell'Olimpo del basket. Vedo che è ancora impegnato con lo staff tecnico e allora aspettiamo qualche istante prima di coinvolgerlo con la collaborazione, ripeto, di Carlo Amatori, che credo lo abbia già sensibilizzato, mentre ci sono ancora 9 minuti da vivere insieme prima della ripresa del gioco. Ricordo la situazione parziale che è 38 a 23 per la formazione bianco-azzurra di casa. Forse ce l'abbiamo il presidente. Ciao Guido, ho aspettato che tu chiacchierassi col tuo staff per strapparti, siamo in diretta con Antenna Sud, per strapparti qualche riflessione intanto sulla partita. Una buona New Basket mi sembra fino a questo momento. Dominante dal lato fisico, noi abbiamo ovviamente il problema di essere una squadra leggerina sotto, poi è capitata la giornata anche un po' storta, non partiamo col contropiede primario, che è quello che poi ieri ci ha fatto vincere la partita con Avellino, e poi si sente ovviamente l'assenza di Turner, si vede chiaramente. Intanto come sta Eston? No, bene, è risultato negativo l'esame, quindi non c'è lesione ai legamenti, c'è solo una brutta botta, bisogna far riassorbire l'edema, comunque confortante da quel lato lì. Immagino che in streaming qualche amico senese ci stia seguendo e allora ne approfitto subito. Ma come ti senti questi panni? Sicuramente eleganti, ma quelli di presidente? No, molto bene, molto bene. Oggi un po' più sofferente di ieri, molto bene. Chiaramente sono panni nuovi, vedi le cose da un altro lato del mondo, no? È come se fossi sempre abituato a vivere al terzo piano, improvvisamente abiti all'ultimo di un grattacielo, è una visione diversa. Sei un osservatore da sempre del basket e non solo, ma questa storia ha troppi americani in Italia, perché tanti allenatori, non ultimo Marco Calvani oggi dopo la sua partita per la finalina ha detto forse dovremmo ridurre il numero degli stranieri in Italia. Io sono dall'altra parte del fiume, secondo me liberi tutti, e chi ne ha più ne metta, anche perché il risultato della 2 in questi anni con pochi americani, 2 americani, se qualcuno mi fa un elenco di un italiano che ha fatto il salto di qualità e è andato a finire il giro nazionale, che viene alla 2, è un elenco non ristrettissimo, praticamente impossibile. Quindi io sono sempre stato, io sono un libertino di base, in questo caso lascerei tutto aperto, anche perché poi non è un modo di risparmiare, lo dimostrano tante cose, però i regolamenti non li faccio io, quindi noi ci adeguiamo ovviamente. E poi ti lascio, cosa chiede Siena a se stessa? Di far divertire il pubblico, di uscire un po' dall'anonimato, ci stiamo riuscendo, e nel giro di 2 anni, da quest'anno all'anno prossimo, di tornare fra quelli che contano, giocarcela bene e magari ricominciare a comandare fra qualche anno. Questo è il nostro progetto. Bocca al lupo per tutto Guido, grazie, grazie. Vado da Francesco Guadalupi perché credo abbia a disposizione lo scout e così potremo dirvi come è andata statisticamente fino a questo momento, nei 20 minuti che hanno visto direi dominare la New Basket Brindisi 38-23, lo ricordo il parziale. Devo sempre sfidare la voce dominante di Enrico Carriero. Allora Francesco, che ci dici? Alla fine dei primi 20 minuti ci sono i 4 punti di Mesicek, i 9 di Tepic, 4 Lega, 3 punti Cardillo, 3 Giuri, 7 Lalan, 6 Barber e 2 Randall. Per Siena invece ci sono i 3 punti di Masciarelli, i 6 di Ebanks, i 4 di Casella, i 2 di Cappelletti, i 2 di Sandri, i 6 di Saccaggi. Qualche difficoltà con questa cassa qui sopra. Dici la tua su questa partita fino a questo momento, Francesco, com'è andata secondo te? Ma ci stiamo divertendo, nel senso che qualcosa si vede, nel senso l'intesa tra i piccoli e i lunghi col pallone
che arriva sempre nell'angolo giusto, buona circolazione, qualcuno addirittura si toglie il tiro per servire il compagno. Però parliamo ancora che la squadra in fase di preparazione, stanno affrontando una squadra di una categoria inferiore, dall'1 ottobre cambierà più di qualcosa, certo Brindisi crescerà e dovrà crescere dal punto di vista tattico e dell'amalgama, però dall'1 ottobre tante cose si potranno fare ma in maniera molto più difficile. Grazie al nostro Francesco Guadalupi, rimaniamo in postazione e ricordare che alla fine del match ci sarà subito la cerimonia di premiazione. Io lascerò la postazione e lascerò il microfono a Francesco Guadalupi perché avrò anche l'incarico di coordinare la cerimonia, sarà brevissima, con i premi riservati alle due squadre ma anche all'MVP della serata, che sarà scelto dai colleghi giornalisti in tribuna stampa, e manderemo in diretta anche quel momento per completare l'informazione dal Palasport Elio Pentassuglia su questa settima edizione del Memorial Elio Pentassuglia. L'impianto è dedicato a lui ormai da un bel po' di anni. Devo dire che nella storia di questa manifestazione voluta fortemente dal presidente Nando Marino, una sola volta l'Enel non è riuscita a vincere il trofeo ed è successo proprio nell'ultima edizione, nella penultima edizione, la settima è quella che vi stiamo raccontando, nella quale ha vinto Caserta, che guarda caso era guidato da Sandro Dell'Agnello, oggi capo allenatore della formazione bianco-azzurra. Intanto vedete Siena è già sul parquet, pronta per affrontare gli ultimi minuti, gli ultimi 20 minuti di questo match, e tra le presenze in campo il numero 19 che è Federico Lestini, che negli anni precedenti ha avuto la possibilità, adesso lo vedete di spalle, ha avuto la possibilità di vestire la casacca bianco-azzurra. Non si affaccia ancora la squadra brindisina, vediamo adesso che sta facendo ritorno in campo con i primi giocatori e i componenti dello staff tecnico, in particolare l'assistente Gianluca Quarta. Torno da Dario Riecchia. Dario, grazie, puoi scavalcare e raggiungermi sul parquet, perché volevo tracciare con te un bilancio di questa edizione del Pentassuglia, al di là dei risultati e degli aspetti tecnici, soprattutto parlando del successo di ieri con la presentazione della squadra. C'era molta curiosità, molta attesa. Beh, diciamo che era per tantissimi tifosi la prima occasione per vedere dal vivo i propri beniamini, e quindi è stata sicuramente una bella opportunità per i tantissimi tifosi, tantissimi appassionati, di vedere finalmente dal vivo i beniamini, i giocatori di questo roster. È stata una bella presentazione, anche in una bella cornice di pubblico, e la cosa che mi piace sottolineare è che c'erano tantissimi ragazzi, tante scuole basket, perché è giusto che questo sport vada promosso e soprattutto vada pubblicizzato attraverso la venuta, quando è possibile, all'interno del palazzo di tanti ragazzi. 2000 abbonamenti già sottoscritti, si può fare di più? Beh, in questo momento, se c'è qualche scettico, qualcuno che è ancora titubante su quelle che possono essere le caratteristiche, la capacità di questa squadra di poter fare un buon campionato, io immagino che anche questa due giorni debba aver sgombrato un pochettino tutti quanti i dubbi. Quindi se c'è qualcuno che ancora in questo momento non ha fatto l'abbonamento, è giusto che corra allo store, lo vada a fare. Grazie Dario. È arrivato Oreste Pinto, che è l'uomo della rete, perché con brundisium.net riesce in qualche maniera a monitorare gli umori, le aspettative, le ansie, le preoccupazioni. Che clima c'è, Oreste? Il clima è di attesa, un po' come tutti noi. La rete non cambia, al massimo può amplificare le sensazioni e soprattutto quelle di attesa, come in questo senso, ma come in quasi tutte le stagioni, Antonio, perché Brindisi ormai ci è abituato a fare una squadra nuova, per cui la curiosità in queste partite, nel Memorial Pentassuglia, sempre è quello di vedere all'opera i nostri beniamini. E sinceramente le prime impressioni sono, come al solito, contraddittorie. C'è chi piace questa squadra, c'è chi non piace, c'è chi piace un certo atleta, c'è chi non piace, ma questo è il bello dello sport, perché poi ognuno può fare l'allenatore, ognuno può dire ciò che è bello, poi sarà il campo, come al solito, a dire che Brindisi, come al solito, meriterà di rimanere in Serie A. Ma c'è già un beniamino per eccellenza, secondo te? I tifosi hanno già scelto il personaggio?
Assolutamente no, proprio perché è una squadra nuova, c'è chi ci sceglie il proprio personaggio. Sicuramente Randall e Kate Barber sono i giocatori che hanno in questa prima fase preso un po' più di preferenze. Sinceramente a me però quello che mi sta stupendo è il giovane Lalane, che è un giocatore che a mio avviso può fare la differenza nel campionato italiano, non solo in queste partite. Grazie Oreste, buon lavoro anche a te di brundisio.net. Pochissimi secondi alla ripresa del gioco, io continuo ad avere una colonna sonora straordinaria durante i commenti, le interviste, ma così è, e allora posso restituire il microfono a Francesco Guadalupi, che è pronto per raccontarci la seconda parte del match. Fino a questo momento è andata molto bene, direi, Francesco. Molto bene, sì, adesso vedremo un pochettino quello che accadrà nella terza frazione con coach Dell'Agnello che già sta scegliendo i suoi da mandare in campo. 15 di vantaggio per la formazione biancazzurra, ancora squadra in rodaggio in vista poi di quello che sarà il prossimo campionato di Lega, che prenderà il via il 1° ottobre. Due partite importanti per i biancazzurri, la prima in casa contro l'Auxilium Torino, la seconda esterna sul parquet di Pistoia. Si dovrà giocare dunque nel settimo Memorial Pentassuglia per Brindisi, Giuri, Mesicek, Lailan e ancora vediamo chi sceglie coach Dell'Agnello, Tepic e Cardillo per Siena, Casella, Lestini, Sandri, Saccaggi e Ibanks. Il signor Sabetta invita il quintetto senese ad andare a prendere posto in campo. Rimessa da centrocampo per la Menzana, Casella per Saccaggi, si ricomincia con la difesa uomo per i padroni di casa, il blocco di Ibanks, poi Casella ancora per il numero 2 che riceve e tira dalla media, l'errore in balzo di Cardillo facile per l'apertura su Giuri, può attaccare il numero 21, supera adesso la linea di metà campo, 15 di vantaggio. Giuri centrale per Cardillo, Cardillo vede in angolo Tepic, la finta di tiro, due palleggi in avvicinamento, l'errore, la line tagliato fuori da Ibanks e poi Sandri per Saccaggi, voleva giocare in linea con Sandri però il pallone va fuori e l'ultimo tocco, vediamo di chi è, non è di un biancazzurro e quindi Brindisi che può sfruttare il possesso. Ancora Lorenzo Saccaggi a discutere con Sabetta, che ricordo insieme ai signori Morella e Mottola dirige il match. 38-23, 15 di vantaggio, squadra in campo da pochi secondi, si sgola Dell'Agnello con un suo giocatore che non aveva eseguito lo schema. Ancora 9 secondi per trovare il canestro, Mesicek sul pick and roll col taglio di Lalain servito da Tepic, cade Banks, recupera Sandri, nulla di fatto dunque per l'azione offensiva brindisina. Saccaggi, il blocco e giro di Banks, poi Casella, buona circolazione di palla per i senesi che hanno ancora 11 secondi a disposizione. Sandri con l'arresto e tiro, l'errore, la palla che scorre fuori senza che nessun giocatore provi a recuperarla. Ancora 15 di vantaggio per Brindisi. Dell'Agnello dice qualcosa a Milenko Tepic, rimessa effettuata, e il serbo che decide di superare la metà campo si affida adesso a Giuri, il pallone di Mesicek per Tepic col cambio difensivo con Sandri contro Lalan, Cardillo prova da tre punti, l'errore facile, rimbalzo per Lalan che lo perde in primo momento, poi Giuri di prepotenza protegge con la mano destra sotto mano sinistra e scrive il suo quinto personale che vale il più 17 Brindisi, 40-23 con 8 minuti e 15 secondi. Il fallaccio di Lalan su Ibanks andrà in lunetta perché in fase di tiro
il numero 2 della Menzana Siena. È il primo fallo di squadra per Brindisi, con 8 minuti e 14 secondi da giocare nel terzo quarto. Pronto finalmente, vai Lunetta, il giocatore statunitense dell'89, prima possibilità per lui, va a segno, sblocca quel 23 dal tabellone luminoso. Sono 16 sempre i punti di ritardo per i toscani. Coach Griccioli approfitta di questo libero per dialogare con Lestini. Secondo tiro non va, rimbalzo di Laran che affida a Giuri, 1-2 dalla lunetta per il giocatore di Siena che ne ha 7 di punti sullo scout. Continua difesa uomo abbastanza pressante, Laran servito, fa saltare l'avversario, intercetta i Banks, può ripartire Saccaggi, la chiusura di Giuri, poi Sandri, il ribaltamento di Lestini per Casella che prova da 3 punti, l'errore, il tocco di Banks, lo stesso dalla media, l'errore questa volta è di Giuri, il pallone, lo sguardo subito nell'altra metà campo dove c'è Mesicek, c'è anche la line, ma Giuri attende l'arrivo di Cardillo, schierata la difesa uomo di Siena, Saccaggi disturba per togliere il pallone, Cardillo sbaglia l'angolo di passaggio, Saccaggi per i Banks che va a realizzare in sottomano e c'è il primo time out del terzo quarto chiamato da Sandro Dell'Agnello, 40-26 più 14, 7 minuti 27 secondi da giocare nel terzo quarto. Anche se non è una gara di campionato, Sandro Dell'Agnello un po' come ce lo ricordiamo negli anni, tanta grinta, è uno che si fa sentire non poco in allenamento ma anche in partita. Francesco, il campionato si prepara anche così, con la mentalità giusta, con la concentrazione assoluta. È vero che è una gara amichevole, pur in una circostanza che noi tutti consideriamo molto importante, come l'omaggio a Elio Pentassuglia, ma il campionato comincerà tra poco più di 20 giorni e c'è veramente poco tempo ormai per costruire, per forgiare questa squadra. Abbiamo detto delle qualità individuali, ma quello che conta è arrivare alla logica del gruppo. Ecco perché Sandro Dell'Agnello lavora su base atletica, su base tecnica, ma anche su quello della mentalità e quindi della personalità dei giocatori. I primi a tornare sul parquet sono i giocatori di Siena. Per Brindisi, Giuri, Cardillo, Lalain che continua a parlare col capitano, Tepic e Mesicek. Rimessa dal fondo dopo il canestro subito, più 14, Giuri in palleggio. Giuri contro Saccaggi, blocco alto di Lalain che poi va dentro, il gioco sul lato destro con Mesicek per Giuri, intercetta e Banks che sale tantissimo a raddoppiare con Saccaggi. E c'è la sostituzione chiesta dalla panchina biancazzurra, fuori Cardillo, dentro Randall. 12 secondi per questa azione offensiva brindisina, per la rimessa laterale davanti alla panchina ospite c'è Giuri. Tepic, la finta di tagliare di Giuri che rimane sul lato sinistro, prova da 3 punti in faccia all'avversario, Giuri realizza l'ottavo punto personale e il più 17, 43-26. Sandri centrale, Banks riscippa il pallone, Giuri che va in contropiede, deposita in sottomano e scrive la doppia cifra, 5 punti messi a segno da Giuri che valgono il più 19, è il primo a raggiungere la doppia cifra Marco Giuri. I Banks con il canestro dalla media realizza anche lui la doppia cifra, undicesimo punto, e Brindisi che però è sempre molto avanti, più 17. Giuri in palleggio, l'aiuto e recupero di i Banks, poi si trova a cambiare andando su Randall mentre Lestini contro Lalain in avvicinamento palleggia, poi porta tutti a canestro andando a sfondare su Lestini, incredulo il giocatore haitiano al fischio del signor Sabetta. E c'è ancora un cambio per Sandro Dell'Agnello, fuori Lalain con 3 falli, dentro Obi Oleka
abbassa il quintetto coach dell'Agnello con Tepic che andrà ad aiutare sotto canestro Obioleca. Attacca intanto Siena, Lestini in penetrazione, il ribaltamento, capisce tutto Giuri sfruttando il tocco di un difensore, Tepic per Mesicek, in palleggio pressa Saccaggi, poi Randall per Giuri, azione ragionata per i padroni di casa, Mesicek per Tepic, ancora 11 secondi per andare a canestro, Randall contro Casella, prova in avvicinamento, Randall il pallone poi intercettato, lo stesso Randall di Sponda recupera e mette dentro il suo quarto personale. La risposta di Banks, l'errore, il taglia fuori di Mesicek, Giuri per far partire il contropiede, vede Mesicek, prova dei 6,75, Mesicek l'errore, rimbalzo di Oleka che mette con l'aiuto del tabellone dentro i due punti, Giuri incoraggia Mesicek, 49-28 più 21 per la New Basket, 5 minuti, 17 secondi da giocare, Saccaggi chiude il palleggio, prova a pressare Giuri, costretto a servire Casella, poi Sandri inseguito da Mesicek, lo scarico per Lestini, centrale Casella, buona circolazione di palla per Siena che va a sbagliare, poi a rimbalzo si scontrano Randall e Mesicek, sbuca dal nulla Sandri mettendo dentro il quarto personale, 49 New Basket, 30 Menzana, 4,45 da giocare, Giuri per Tepic, la chiusura sulla linea di fondo di Sandri, spalla a spalla 3-2, gran giocata di Tepic con la mano sinistra, il ferro però nega i due punti al serbo, Saccaggi va a sfondare su Tepic e Tepic dice qualcosa anche a Mesicek, cambio ancora a Brindisi, fuori Tepic, dentro Barber, abbastanza leggero ora il quintetto biancazzurro, con Giuri si va a posizionare in posizione di guardia e Barber in cabina di regia, lo stesso 32 può chiamare lo schema, supera adesso la metà campo il blocco di Oleka che poi va dentro inseguito dal difensore Vildera, Mesicek in penetrazione protegge e sbaglia, lo stesso recupera e mette dentro i due punti, era pronto alle sue spalle anche Brian Randall per Mesicek, è il sesto personale, 51-30, attacca Siena con Sandri sempre pronti sui cambi difensivi, i biancazzurri, recupera Giuri, c'è Randall, c'è anche Oleka che va a sbagliare la schiacciata, recupera poi Mesicek, Giuri dall'angolo, la tripla solo retina di Marco Giuri che mette il tredicesimo personale, 54-30, un ispiratissimo Marco Giuri, viene però fermato il gioco perché bagnato, può capitare di sbagliare queste conclusioni, forse ha staccato troppo presto Obi e Oleka per andare a schiacciare, ma in pre-season tutto è consentito, rimangono sempre tanti punti di differenza, ben 24, 54-30 con 3 minuti e 33 secondi alla fine del terzo quarto, parquet asciugato, si riprende con la rimessa laterale, Cappelletti, l'uscita di Casella, a seguire Lestini centrale, nuovamente il pallone nelle mani del giovane playmaker, maglia numero 10, Saccaggi, il blocco basso di Vildera, l'uscita di Casella, molto buona circolazione di palla per Siena, poi arriva il fallo di Randall che arriva in ritardo però sul passo di partenza in palleggio di Lorenzo Saccaggi, resta nella metà campo offensiva la Menzana Siena, 54-30, rimessa dal fondo, tocca il pallone Cappelletti, il solito schema, arriva Casella, due blocchi a seguire per il centrale Saccaggi, si libera Cappelletti, buono schema per la Menzana che porta a canestro Alessandro Cappelletti, giocatore 22enne, 54-32, 22 di vantaggio
e noi Siena l'abbiamo vista, in via eccellenza abbiamo visto la Virtus Siena, abbiamo visto la Monte Paschi Siena, per cui non ci siamo fatti mancare nulla. Le abbiamo viste tutte, anche quando c'era un'altra realtà, come tu giustamente ricordavi. E adesso siamo ben felici di ritrovare sul percorso di avvicinamento al campionato di Serie A questa formazione, questa società ambiziosa. Ho sentito nell'intervallo, come gli amici di Antenna Sud avranno potuto notare, il presidente Guido Bagatta, il quale ha parlato del suo impegno ma anche della voglia di far bene di tutta la struttura societaria. Noi facciamo veramente un grosso in bocca al lupo alla società toscana. Saccaggi per Lestini, perde il pallone, lo ritrova Saccaggi, 9 secondi per andare a canestro, Mesicek contro Vildera, il mismatch con Vildera che sgomita su Mesicek, viene punito il numero 8 della compagine bianco-verde, è il primo fallo. 56-32, 2 minuti e 27 secondi alla fine del terzo quarto. Randall per Barber, può chiamare lo schema il numero 32. Mesicek, l'uscita di Malaventura, bene Cappelletti su Barber che impedisce l'uscita a Ricciolo sul lato destro, mentre Mesicek fa saltare l'avversario col cambio difensivo, si crea il mismatch tra Randall e Cappelletti, costretto al fallo il numero 10. Siena, così come Brindisi, cambia spesso sulle uscite tra piccolo e lungo. È il terzo fallo di squadra per Siena che raggiunge Brindisi. Malaventura riesce a tenere via il pallone servendo Barber, ancora 10 secondi, Barber scivola il pallone per Mesicek, attentissimo Masciarelli, poi l'errore al tiro di Mesicek, recupera per un extra possesso Cat Barber, chiama lo schema, sale Oleka per il gioco a due, sceglie la penetrazione centrale, Barber che inganna a tutti fintando il passaggio e andando però a concludere con l'ottavo personale. 58-32, Saccaggi, la chiusura di Barber, il blocco di Vildera, il pallone per Lestini, ancora Masciarelli, il mancino trova un varco centrale, si allunga e concede qualcosa a Mesicek con Dell'Agnello che chiede anche ad Oleka di non lasciare il varco aperto, così sulla penetrazione da destra verso il centro. 58-34, ancora 1 minuto e 9 secondi, Malaventura contro Saccaggi, prova centrale, Malaventura la forzatura e c'è il fallo di Saccaggi che alza il braccio per accusarsi, però non è d'accordo con il fischio del signor Mottola di Taranto. Cambio Brindisi, entra il numero 3 Vangelov, fuori il numero 5 Obi Oleka. Nicolai Vangelov va a prendere posto sulle tacche della lunetta, segna il primo libero Matteo Malaventura, sono 25 adesso i punti di vantaggio. Preciso Malaventura che va a scrivere anche lui al referto la realizzazione, 2 punti, 60-34, scorre il tempo per l'ultimo, per il terzo tempino. Vildera, il blocco di Cappelletti, c'è il cambio con Malaventura contro Vildera, mentre lo scarico di Lestini, capisce tutto Randall, fa partire il contropiede, aveva visto Mesicek e c'è il fallo che porterà Brindisi nella metà campo offensiva. 60-34, 38 secondi da giocare, secondo fallo di Andrea Casella, Brian Randall in lunetta per i due liberi, segna il primo. Teodore che ha vinto 2 campionati israeliani, 2 coppe di Israele, una supercoppa sempre israeliana. Teodore che è stato allenato da Simone Pianigiani con l'Apoel di Gerusalemme, formazione che ha visto anche protagonista l'ex biancazzurro Jerome Dyson. 62-34, più 28 Brindisi, ultimi 23 secondi,
il tiro dalla media non va di Cappelletti, recupera Barber, coach dell'Agnello chiede un tiro, si gioca con un solo cronometro che dice 14 secondi da questo momento, scorre il tempo, Barber contro Cappelletti, il blocco di Vangelov, taglia il numero 3, c'è Mesicek, carica dai 6,75, va in penetrazione in controtempo, l'errore, rimbalzo di Lestini, un solo secondo, prova ugualmente Saccaggi, la palla non tocca neanche il ferro, termina il terzo quarto con la vantaggio 62-34, sono 28 di vantaggio per la New Basket, tutto in maniera semplice per il quintetto, per la squadra allenata da Sandro Dell'Agnello, dall'altra parte in difficoltà. Intanto coach Griccioli che si consulta con Matteo Mecacci e Andrea Monciatti, relativamente vice allenatore ed assistente, per capire cosa provare per questa ultima frazione di gioco. Intanto approfittiamo per dare uno sguardo al calendario che vedrà protagonista la formazione biancazzurra dal prossimo 1° di ottobre, quando ci sarà Fiat Torino e New Basket Brindisi proprio nel Palapentassuglia. Poi ancora l'8 ottobre si va a Pistoia contro la Deflex di coach Vincenzo Esposito, il 15 saranno i campioni d'Italia della Umana Reyer a venire a Brindisi, una settimana dopo andrà nel Forum di Assago contro le A7 Emporio Armani Milano del neotecnico Simone Pianigiani, fresco in contratto triennale, e il mese di ottobre si chiuderà con la presenza della Germani Basket Brescia. Brescia che vede ancora come general manager il mesagnese di nascita Alessandro Santoro, società ben allestita. Si torna in campo qui nel Palapentassuglia per l'ultimo quarto del 7° Memorial Elio Pentassuglia. Mesicek, Barber, Randall, Vangelov e Malaventura per gli ospiti Casella, Sandri, Cappelletti, Masciarelli e Vildera. Scivola Barber, ma si rialza Malaventura per Mesicek, un po' di confusione in questa azione, poi lo scarico di Mesicek per Vangelov, l'errore, Masciarelli già dall'altra parte, la chiusura sul piede fondo del lungo Vangelov, il ribaltamento per Casella, il blocco di Vildero, pick and roll col taglio numero 8, non viene servito, ci pensa Cappelletti dall'angolo, l'errore, la palla che arriva nelle mani di Barber, poi Mesicek attenta la difesa biancoverde. Ancora Barber contro Cappelletti, apprezziamo i ball handling del giocatore che serve Vangelov, servito Mesicek, step back del numero 1 che poi non tira, serve il compagno, pallone perso ancora per la formazione biancazzurra, ma ci sono gli applausi del pubblico di casa. 62-34, 8 minuti e 53 secondi alla fine del match. Masciarelli prova il backdoor lasciando sul posto Mesicek, però lo stesso poi serve Vildera, buona difesa di Brindisi, Randall per far partire l'attacco, Mesicek, il pallone per Randall è quasi un tiro in tuffo, Sandri manda oltre la linea laterale, ma il possesso vede sempre Brindisi nella metà campo d'attacco, più 28 per la rimessa laterale. C'è il numero 32 Anthony Barber, si asciuga il parquet, doppio blocco alto con Vangelov e Randall in lunetta, sotto Malaventura
e Mezicek, probabile l'incrocio tra i due. Infatti il blocco di Malaventura con l'uscita alta sul doppio blocco, ancora una volta Masciarelli mette la mano, palla fuori, ma è sempre Brindisi che può sfruttare questo possesso. Barber arriva a Mezicek, ci sono 14 secondi per gestire questo pallone. Barber chiede un blocco, poi vede Randall spalla a canestro, servito l'americano che trova il fallo. Bravo ancora nel gioco spalla a canestro Brian Randall, che potrà, non va in lunetta, si riprende con la rimessa dal fondo. Cambio Brindisi, fuori Blaž Mezicek tra gli applausi del pubblico, dentro col numero 11 Marco Giorgi, scusate, Sirakov, atleta visto anche qualche anno fa con la maglia di Ostuni in Lega 2, l'unico anno in Lega 2 della formazione della Città Bianca. Malaventura, 5 secondi, il taglio di Angelov, la stoppata di Vildera, ancora rimessa dal fondo. Rimessa New Basket, 8 minuti, 7 secondi da giocare nell'ultimo quarto, questo Memorial Pentassuglia. Malaventura, l'errore, il pallone arriva nelle mani di Randall. Angelov prova e sbaglia dalla media, e ancora quindi può attaccare la formazione ospite. Casella per Sandri, ribaltamento sul lato destro, Masciarelli, penetrazione centrale, trova lo spazio e soprattutto i due punti e il fallo di Angelov, può andare in lunetta per il tiro libero aggiuntivo. Fuori Vangelov, dentro la line. Ancora possibilità di concludere positivamente per Masciarelli, infatti è così. 62-37 più 25 per la New Basket, con 7 minuti e 37 secondi. La penetrazione di Barber, sbaglia, tocca Randall, il pallone va fuori sotto gli occhi dei signori Mottola e Sabetta. Facile assegnare la rimessa alla Menzana. Ancora 7 minuti e 30 secondi alla fine del match. Difesa uomo per Dell'Agnello e Banks per Casella, lo scarico per il numero 2, intercetta Malaventura. Barber prova a spingere il pallone, vede la line, perde il pallone il numero 25. Fuori Malaventura, dentro Tepic, mette al servizio dei compagni la sua esperienza Matteo Malaventura. Rimane in attacco Brindisi, Barber, l'uscita per Sirakov, ancora Barber, si propone la line sul lato destro, il pick and roll col taglio del laitiano, poi Sirakov dalla linea di fondo, la giocata, l'errore, bravo, molto rapido nel primo passo Sirakov, e dalla parte Casella ringrazia con il contropiede andando a depositare in sottomano il sesto personale, che vale il 39esimo punto per Siena, 39 per chi difende, 62 per chi attacca. 6 minuti e 40 secondi al termine. Tepic un palleggio, poi si affida a Randall. Randall, gran giocata, con cambio di velocità, di direzione, anche ancora lo stesso col pallone tra le mani, vede in angolo Sirakov che carica dei tre punti, l'errore, seconda conclusione per Sirakov, sfortunato, il pallone danza nel cerchio e poi esce. Casella vuole rispondere col tiro dalla lunga distanza, il rimbalzo e di Sirakov. Barber ancora in palleggio, due blocchi alti, sceglie il lato sinistro Barber, che batte l'avversario lasciandolo sul posto, si allunga in velocità sul lato sinistro, The Cat
decimo punto per lui e il secondo in doppia cifra per i padroni di casa. Masciarelli sull'uno contro uno chiuso da Sirakov, la penetrazione di Casella, poi Banks chiuso da Lailan, realizza e c'è anche il tiro libero. 5 e 43 ancora da giocare, 64-41 il cambio chiesto da Sandro Dell'Agnello, fuori Randall, dentro Obi Oleka. Fuori per Siena Casella, dentro Saccaggi. Coach Griccioli richiama Cappelletti e Saccaggi per dare indicazioni, quelle che devono essere gli accoppiamenti difensivi, e intanto realizza anche il tiro libero aggiuntivo i Banks. Diventano 42 punti di Siena, 64 quelli di Brindisi, più 22. 5:33 da giocare. Rimessa dal fondo ancora per i biancazzurri, ma prima c'è il timeout per la New Basket, più 22, 64-42. 5 minuti e 30 secondi alla fine del match. Presenti circa 1000 persone a questo appuntamento, questa finale per il primo e il secondo posto. Per il terzo e quarto invece la City Gas Scandone Avellino ha battuto la Viola Reggio Calabria, quindi si avvia in chiusura questo settimo Memorial, al momento senza troppi problemi per la formazione biancazzurra. Ora intorno a coach Dell'Agnello ad ascoltare le ultime indicazioni. Possono tornare sul parquet i due quintetti. Prima di entrare i biancazzurri, Oleka, Sirakov, Barber, Tepic e Lalain. Per i biancoverdi, Saccaggi, Masciarelli, Sandri, Cappelletti e Banks. Rimessa dal fondo per i padroni di casa con 12 secondi a disposizione per gestire questo attacco. L'incrocio tra Lalain e Sirakov, l'uscita del numero 11, il pallone per Tepic che perde il contatto e questa volta si cambia rimessa, sono i toscani che possono sfruttare il possesso. Dell'Agnello incoraggia i suoi, torna dietro Lalain, con lui e Banks, rimessa semplice per Cappelletti, in palleggio il numero 10, scivolamenti difensivi di Barber che accompagna il palleggio del regista e Banks rischia i passi. Saccaggi ancora un penetra e scarica, i passi in partenza non fischiati su Banks che perde il pallone al momento della chiusura per andare a concludere. Cambio Brindisi, dentro Giuri, fuori Barber. 5 minuti e 13 secondi al termine. Giuri può chiamare lo schema, in palleggio Sirakov, l'uscita centrale di Tepic, Saccaggi insegue Sirakov che lascia il lato destro, si continua a giocare però su quel lato con Tepic che sfida in uno contro uno Masciarelli, potrebbe ribaltare, lo fa fidandosi a Giuri, 3 secondi, step back di Giuri, il tocco di Cappelletti, però suonano i 24, in questo caso si tratta dei 14 secondi, quindi può andare in attacco la Mensana 1871 Siena 64-42, non cambia il punteggio. 4 minuti e 47 secondi alla fine del match. Sirakov su Saccaggi, i Banks, la penetrazione, lo scarico per Sandri, lasciato libero al tiro Masciarelli, l'errore, rimasto semplice per Giuri, l'apertura già per Tepic, c'è Sirakov sul lato destro, arriva Giuri al rimorchio centrale, poi Oleka, ancora si infuria Dell'Agnello con i suoi, Sandri in controtempo va a sbagliare il tap-in di Banks. 44esimo punto per Siena, sono 20 di differenza per i Banks, sono 14. Giuri risponde col canestro dai 6:75,
16° punto per Marco Giuri, che porta a 23 i punti di vantaggio. Cappelletti a realizzare in controtempo. Giuri per lo schema offensivo, Giuri in palleggio, sempre un uomo abbastanza aggressiva, quella ordinata da coach Griccioli. Ribaltamento di Sirakov per il pallone per Olega, che sbaglia, recupera sul secondo tentativo. C'è il fallo del numero 12, Daniele Sandri. Può andare ancora in lunetta la squadra di casa. Prepara la sostituzione Sandro Dell'Agnello. Vedremo ancora in campo la doppia guardia con Giuri e Barber. Segna il primo Obi Oleka, 68-46 per il numero 5 e il settimo punto. E il tap-in di Lalan vale 2 punti, quindi azione da 3 per Brindisi. Diventano 70 punti dei padroni di casa, 46 per la Menzana. 3 minuti e 24 secondi al termine. La stoppata di Lalan, lo stesso Banks recupera, vuole sfidare in uno contro uno Lalan. Ancora il passaggio a livello è chiuso per il numero 2 della Menzana. E Morelli guarda il giocatore che era pronto a replicare. Time out Menzana Siena, 70-46, 3 minuti 15 secondi al termine. Brindisi continua a vincere in pre-season. Beh, intanto una partita segnata fin dalle prime battute. C'era stato un buon inizio di Siena, per la verità, il più 5, poi la reazione immediata della squadra di Dell'Agnello e il larghissimo vantaggio non inferiore mediamente ai 20 punti, e adesso sono esattamente 24, partita già segnata da tempo per quello che conta il risultato. Conta invece la discreta prestazione suscettibile di analisi, di valutazione, di miglioramenti in palestra, e già da domani naturalmente, non so se i ragazzi torneranno subito al lavoro domani, però sabato e domenica c'è l'appuntamento con il torneo di Caserta, e quindi bisognerà concentrarsi, lavorare sodo, duro, per arrivare bene, molto meglio se possibile di questa circostanza, all'appuntamento casertano. 70-46, 3 minuti 15 secondi alla fine del match. Dunque vi ricordo che subito dopo la sirena di chiusura saremo ancora in diretta con la cerimonia di premiazione, e quindi vi faremo vivere questa appendice importante naturalmente, con la consegna dei trofei in palio in questa settima edizione del Memorial Pentassulli. Intanto si gioca, attacca Siena nel tentativo di ridurre il gap. Intanto c'è ancora un'occasione di scontro tra i due lunghi della serata, questa volta soccombe Lalan e Siena va a segno raggiungendo quota 48, 2 minuti e 58 da giocare. Sirakov, un palleggio, poi Giuri dentro per Lalan, che prova a farsi lago tra i due passi, i passi giusto. Sabetta vede i passi, gli applausi di coach Dell'Agnello ai suoi per la buona gestione di questo attacco nonostante l'infrazione. 70-48, 2 minuti 50 secondi al termine. Può attaccare Siena, Brindisi che non molla. In palleggio e Cappelletti subisce il fallo. Rimessa a fondo per la squadra di coach Griccioli. Il secondo fallo di Barber, terzo di squadra Brindisi, due sono quelli di Siena. 2 minuti e 42 secondi al termine. L'uscita di Saccaggi, su di lui Sirakov. Il passaggio Cappelletti, Banks, un palleggio da sospensione, pallone corto, Barber arpiona la palla, fa ripartire l'azione offensiva biancazzurra. La line lotta con i Banks nell'area, la palla però ancora circola per linee esterne. Barber, 11 secondi, Barber lo split passando tra due, trova lo scarico per Giuri, un palleggio, la conclusione dei tre punti di Giuri, pallone corto, ancora Barber a recuperare e a regalare un extra possesso ai suoi. 2 minuti e 7 secondi al termine.
Barber contro Cappelletti, il blocco di Lelan che poi si allarga col pick and pop. Barber vorrebbe tirare 3 secondi, 2 secondi al suono della sirena per la fine dell'azione. Barber, 12° punto, sono due uomini in doppia cifra, ovvero Barber e Giuri. Dall'altra parte solo i 18 punti di Banks. Saccaggi riesce a passare Giuri sul blocco, il pendere scarica di Saccaggi, i passi, prima ancora calpesta la linea laterale Cappelletti. Rimessa laterale per Brindisi. 72-48. Giuri, Barber, Barber manda via Giuri, lo stesso americano, poi si affida sul lato sinistro al brindisino Sirakov. Non è a riccio l'uscita di Barber, ancora il 32 a gestire questi 11 secondi rimasti per l'attacco. Giuri, la layup con la schiacciata di Obi Oleka. 74-48, e Giuri non è nuovo a questi assist. Per Obi Oleka il nono personale, ultimo minuto e 24 secondi. L'incrocio tra Simonovic e Sandri, Saccaggi gestisce ancora questo pallone, poi Sandri in angolo per Masciarelli, contiene Barber il blocco, Simonovic il giro dorsale, fuori per Sandri, 3 secondi, 2 secondi, il tiro di Sandri, l'errore, la line a Giuri sul lato destro. Servito il numero 21 che ha subito superato la metà campo. Ultimo minuto, il blocco di Lalain, l'aiuto del governo di Simonovic, libero sul lato sinistro Barber. 9 secondi, Barber in penetrazione, prende il tempo all'avversario e col tabellone ancora va a trovare i due punti. Sono 14 per il gatto, 76-48, 40 secondi ancora da giocare in questa settima edizione del Memorial Pentassuglia. Masciarelli, Saccaggi si allunga con la mano sinistra, il fallo di Giuri che si autoaccusa. 28 punti di vantaggio per la squadra di Sandro Dell'Agnello. 27 secondi rimangono per il suono della sirena. Saccaggi in lunetta, segna il primo con un po' di fortuna, gli applausi anche da parte di Giulio Griccioli. Seconda possibilità, questo ragazzo che è cresciuto tantissimo già nella massima serie, ha avuto minuti importanti, differenza di 2 secondi tra i due cronometri, 76-50. Naturalmente Barber giocherà al limite, riesce a superare Saccaggi, si affida a Oleka. Giuri, palla battuta per la line, il piede di Masciarelli, palla fuori, si riparte dai 14, in questo caso da un unico cronometro, i 13 del tabellone principale. Giuri riceve, manda via Barber a Giuri, il pallone per l'americano prestato da Saccaggi. 5 secondi, 4 secondi, Barber, il fallo di Saccaggi, e può spendere altri due la squadra di coach Griccioli. 3 secondi e qualche spicciolo ancora da giocare. E il terzo fallo di Saccaggi, 76-50. Ancora Cos Griccioli incoraggia i suoi, pallone consegnato, si lavora senza palla, c'è l'uscita di Giuri, prova subito dei 3 punti. Giuri, l'errore al tiro, rimbalzo di Casella. Arriva adesso il suono della sirena. Finisce il match. Finisce il settimo Memorial Pentassuglia con la vittoria della formazione allenata da Sandro Dell'Agnello per 76-50, 26 punti di differenza. Brindisi che batte la Viola, Reggio Calabria e poi Siena. E allora Francesco, ti lascio concludere la nostra telecronaca diretta. Però fra qualche istante saremo ancora in diretta con Antenna Sud e su www.antennasud.com per vivere insieme il momento della premiazione, che peraltro condurrò personalmente. Quindi ti affido ancora il microfono, un saluto a tutti gli amici del basket.
E intanto le squadre si portano per la premiazione. Ricordiamo l'ordine con cui si è chiuso questo memorial. Primo posto la New Basket Brindisi, il secondo posto per la Mens Sana Siena, terzo posto Sidigas Avellino e al quarto posto la Viola Reggio Calabria. Uno sguardo allo scout, ma prima seguiamo la premiazione del trofeo. Prima della premiazione delle due squadre e delle due fine della serata, un grazie cuore a coloro che ci hanno dato la mano per il successo di questa edizione, in particolare lui, Bonsai, agenzie di Brindisi, Pizzeria Morelli, Hotel Orientale, il Lio Montagola, e vi ricordo il party di questa notte con i giocatori della New Basket Brindisi. Premiamo l'MVP della serata, Uri Bonsai, e invito Giacomo Longo a consegnare personalmente questo riconoscimento. Milenko Tepic. Giacomo Longo è il direttore commerciale dell'Uri Bonsai, sponsor ufficiale di questo evento, ma grazie anche alle agenzie Castorini e Pergari, Cordella e San Marco, ai fratelli Miglietta, Marcello Trotolo, Alba e Co, Perrucci e Anglani. Doveva essere con noi Liliana Pentassuglia, la sorella di Elio, per ragioni personali non ha potuto partecipare alla giornata conclusiva, naturalmente la salutiamo con grandissimo affetto e con lei ricordiamo sempre Elio Pentassuglia. Squadra seconda classificata, la Mezzana Siena, e per la consegna del premio il dottor Tullio Marino, il papà dell'attuale presidente della New Basket, che ha scritto pagine importanti a sua volta per l'impegno dirigenziale e che ha conosciuto non bene di più il grande Elio Pentassuglia. Complimenti a Saccaggi. Mezzana Siena seconda classificata nel memorial Elio Pentassuglia. Vince la settima edizione del Memorial, la New Basket Brindisi. Consegna il trofeo il socio della New Basket, Mimino Matteo, tutta la squadra allora insieme al capitano per ricevere l'applauso del Palasport Elio Pentassuglia. New Basket Brindisi. Grazie. Complimenti ragazzi, ancora l'applauso per la vincitrice di questa settima edizione, complimenti anche allo staff tecnico, al coach Sandro Dell'Agnello, agli assistenti Massimo Vanfettoni, Gianluca Quarta, al preparatore atletico Marco Sist. Ricordo a tutti gli amici della New Basket che c'è la possibilità di rinnovare l'abbonamento presso lo store in corso Garibaldi 29 o i punti vendita abilitati Best Union e Viva Ticket oppure online. Grazie per la vostra partecipazione, alla prossima edizione, buonanotte. Andiamo quindi verso la chiusura vedendo lo scout, come si è chiusa questa finale per Brindisi. Ci sono i 6 punti di Mesicek, i 2 di Malaventura, 9 punti Tepic, 9 punti Oleka, 3 punti Cardillo, 16 Giuri, 9 Lelan, 14 Barber, 8 Rendol per Siena, 5 punti Masciarelli, 19 Ebanks, 6 Casella, 8 Cappelletti, 4 Sandri, 8 Saccaggi. Da Francesco Guadalupi e Antonio Celeste è tutto, a risentirci al prossimo incontro della New Basket Brindisi. Buona serata.